Altri tre punti importanti e fondamentali in chiave salvezza per l'Aianese, che li ha conquistati contro la San Giovannese, allontanandosi ancora un po' dalla zona rossa della classifica. Dopo il successo esterno con il Tutto Cuoio, la squadra di mister Francesco Colombini ha saputo continuare sulla striscia positiva con una prestazione quasi perfetta. Quasi, perché in realtà avrebbe potuto chiuderla prima, e non solo, anche con un risultato più ampio. Il 2-0 al Bellucci porta la firma nel primo tempo di Nieri. Dopo appena 7 minuti di gioco, Scarpelli chiama palla, errore, e Nieri è pronto a metterla dentro. Poi tutto un crescendo per i neroverdi, che hanno lasciato pochi spazi agli ospiti, protagonisti solo di qualche ripartenza ma senza grandi pericoli per i padroni di casa. Una San Giovannese che arrivava da 5 sconfitte consecutive, aveva voglia di tornare a far punti, ma si è trovata davanti una superiore Aianese. Aianese che ha fallito alcune buone occasioni anche nella ripresa, fino a quando a mettere il sigillo sulla gara è stata l'azione di Gianneschi, che ha portato alla rete del 2-0, aiutato dall'autorete di Rosseti. Inutile il forcing finale della compagine fiorentina, rimasta anche in 10 per l'espulsione di Martini. Dopo 7 minuti di recupero, tutti negli spogliatoi. Una gioia nero-verde, l'Aianese ha dimostrato di essere in netta crescita. Il lavoro di Colombini sta dando i propri frutti, mentre dall'altra parte traballa la panchina di Simone Calori. San Giovannese è uscita tra i fischi dei tifosi arrivati da San Giovanni Valdarno. Abbiamo visto, l'abbiamo approcciata subito bene, l'abbiamo messa su binari giusti. Una Aianese tosta, una Aianese volenterosa, che penso abbia ottenuto con merito questa vittoria. Una Aianese che nelle ultime partite è cresciuta molto, è questo quello che vuole dalla sua squadra? Sì, finalmente si può lavorare in una determinata maniera, i ragazzi si mettono sempre a disposizione, li abbiamo recuperati tutti, sia mentalmente che fisicamente, perciò spero che questa mentalità, questa voglia, questa determinazione se la portino, ce la portiamo avanti nel nostro proseguo, nel nostro cammino. E a tratti ho avuto anche un po' di paura, perché sai, quando poi ti viene a mancare il gol su occasioni limpide, hai sempre paura, no? Nel risvolto, fatto la classica frase che ho sbagliato, che ho subito, ma questa squadra ha saputo anche soffrire, perciò merito ai miei ragazzi veramente per la bella prestazione. Fra tutto, cosa le è piaciuto di più di questa squadra oggi? Che finalmente, io dico sempre, sono fissato, abbiamo usato una parola che in tanti nominano ma non è facile poi metterla in campo, che è la parola noi. Oggi non abbiamo usato l'io ma abbiamo usato il noi, e questa è una cosa che mi conforta, perché finalmente ci stiamo trovando, ci stiamo compattando, ma deve essere un inizio. Come ho detto ragazzi, oggi non volevo che si facesse due passi indietro ma si facesse due passi avanti per dare seguito alla prestazione di Tutto Cuoio, perciò faccio veramente i complimenti ai miei ragazzi. Sono altri tre punti importantissimi per la classifica, c'è da continuare su questa striscia positiva? Sì, bisogna continuare, non si è fatto nulla, ce lo godiamo oggi e domani, e poi da martedì bisogna rimettere la testa a posto, perché ci aspettano altre partite che per noi devono essere tutte partite importanti.